Ciao, benvenuta, benvenuto a una nuova puntata di Lezioni di Fumetto.it. Oggi, per una rubrica che si chiama Microscopio, esamineremo dei lavori dei grandi maestri. Uno dei grandi maestri molto molto celebrato è Guido Crepax, pubblicato un po' in tutto il mondo, anche in America da Fantagraphics, finalmente, che sta facendo l'integrale, ed è uno dei geni della pop e OP, Optical Art, che ha innovato il mondo del fumetto. È molto famoso per i suoi montaggi, però, come vedremo, ha anche delle altre ricchezze particolari, magari meno evidenti e comunque molto molto importanti, moderne, forti, insomma. Ma andiamo subito al tavolo e esaminiamo un frammento di questo libro, che è molto grande, come vedete, fuori formato rispetto alla classica collezione di Valentina. È un libro molto speciale che ha delle piccole meraviglie all'interno. Esamineremo una sequenza molto molto affascinante, secondo me. Guido Crepax è sempre stato considerato un abile stilista, un disegnatore molto elegante, che ha creato dei montaggi molto particolari che adesso andremo a vedere, ma in realtà è anche un abile narratore che ha utilizzato delle tecniche molto moderne, ancora oggi modernissime, attraverso anche l'uso di allusioni narrative. Per esempio, Filippo, cosa guardi? Quel gabbiano? Ah, cade giù, no, ricomincia a volare, che strano. Togliermi sta divisa, ti preparo il bagno, cioè situazioni contrapposte che poi parlano di Tukhachevsky, che sarebbe già a Berlino, vicende storiche che non sono mai raccontate, per esempio, in maniera orizzontale o facilmente narrativa, come fa Hugo Pratt, suo contemporaneo. Sono parte di un montaggio che è più vicino a quello del cinema russo, per esempio penso a Tarkovsky, Infanzia di Ivan, o altri film anche, no? In cui ci sono dei frammenti che si concatenano per portare una specie di suggestione quasi onirica, uno strato di conoscenza del racconto che non è mai semplicemente quello della Sturielette, come diceva Pazienza. Ecco, qua c'è 25 luglio 43, c'è una scansione, marzo 1943, 25 luglio 43, settembre 1944, e questo incedere porta a una serie di narrazioni che si sviluppano in una chiave molto misteriosa. C'è Valentina da bambina, qua c'è una Valentina che dorme e è una mamma di Valentina, poi c'è Valentina da bambina che ha questa specie di cuffietta ed è vestita, poi si spoglia di tutto, corre verso un cavallo, si sente prima questo loc 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 loc. Ecco, questo è un altro uso meraviglioso di Crepax, che utilizza le onomatopee, i suoni, sfrutta proprio le potenzialità del linguaggio. Dai bordi smussati noi capiamo che questi sono dei flashback, o comunque su un piano narrativo che forse è un sogno. Valentina galoppa su questo cavallo gigantesco, poi il cavallo si arresta, Valentina viene proiettata nello spazio, vola con delle farfalle, insegue le farfalle verso una radura vegetata che poi si scopre essere l'abito a fiori e farfalle della mamma addormentata apparentemente. Mamma, 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 la chiama, la mamma si sveglia o la guarda affettuosamente. Siamo nel 1945. Chissà perché Valentina ha voluto a tutti i costi un cavallo per il suo compleanno. Non è un regalo da bambina, ma... E lei va sul cavallo. Poi c'è questo bambino che guarda e dice, è sempre lì a guardare, questo è Neutron o Neutron. Valentina da bambina con le forbici, gioca con le forbici, e qua entra un altro piano narrativo che sono i re, le regine, le carte, questi qua che sono tristi, sono con il cappellino che diciamo è abbassato, non si vede il volto, e lei gioca con le forbici, i re e le regine praticamente
sono quelli che decidono a chi tagliare le teste, no? Qua vediamo il Kaiser, i reali prussiani che si riconoscono dalla croce e dai volti, no? E poi Vittoria, Nicola, eccetera, e c'è questa Valentina che taglia. Qua il segno è ingrandito, è molto grafico, poco descrittivo rispetto ad altri momenti di Crepax, e viene presa da una mano gigantesca che la solleva, e questo è un po' così un riferimento al mondo onirico di Little Nemo di Winsor McCay, che all'inizio del secolo, primi del Novecento, inventava il fumetto onirico, il viaggio nel sogno, ecco. Poi qua nel 47 questo è Neutron un po' più grande, cresciuto, usa il suo potere, che è quello di fermare le azioni. Praticamente questa macchina viene fermata da lui e non investe questo ragazzino che stava correndo. Gli occhi, poi diventano gli occhi del gatto, gli occhi di Valentina. C'è sempre questo viaggio e inizia un altro viaggio nel 48, nel 49. Gordon, caro, ti amo. Ecco, questo è molto interessante perché Crepax anticipa, giocando col passato, con l'infanzia e giocando con il mito del fumetto, anticipa tutto un lavoro che sarà poi tipico del postmodernismo, cioè il riferimento, la citazione ad altre grandi storie a fumetti. Qua Flash Gordon, il disegno classico di un disegnatore come Alex Raymond, che è elegantissimo ma molto classico e statuario, viene reinterpretato e reinventato dallo stile invece molto moderno, stile anni 60, diciamo, come matrice di Guido Crepax. Quindi Gordon che combatte contro questi uccelli cattivi che sono appunto poi determinano in questa specie di sogno anche le ali che crescono a Valentina, no? che poi diventa una specie di odalisca, vi sposerò subito maestà, eccetera. Sono tanti riferimenti anche all'ingenuità di questi fumetti degli anni 30 e 40 americani. Gli uomini pantera, tutte le allusioni, lei è entrata in questo mondo, fantastica su questo mondo, e qua si vede lei nuovamente bambina che è con i giornali di Mongo e di Gordon, Flash Gordon, che lei aveva letto, che stava sfogliando probabilmente, ecco. Che si risveglia da questo sogno attraverso il gatto che gioca con gli uccelli. Vedete che c'è sempre questo movimento non lineare, meravigliosamente labirintico, no? E questa cosa è giocata, le fantasie di Valentina si intrecciano alla crescita di Neutron, che è questo ragazzo dotato di questo strano potere, e che però è raccontato in un contesto molto distante da quello dei supereroi americani come noi li conosciamo, perché appunto c'è questa nonna pianista che parla di Hindemith, e poi c'è tutto riferimenti molto colti, no? Crepax fa un fumetto estremamente colto, quindi a Hindemith preferisce Stravinsky, i cavalieri ciechi, i miti sono favole, favole dei bambini, i cavalieri ciechi esistono veramente invece, quindi c'è questo rapporto tra la leggenda e il mito e la vita reale. E così pure invece parallelamente nel 51 a Milano, uno è Leida e l'altro è a Milano, Valentina cresce a Milano, e qua c'è la tavola orizzontale, quindi Crepax gioca sull'impaginazione immaginando se stessa in una tavola che va voltata esattamente per vederla come lei sta vedendo questi fumetti, no? E quindi qua c'è un riferimento invece all'Uomo Mascherato, un altro fumetto antico di quello stesso periodo, dell'anteguerra e durante la Seconda Guerra Mondiale, che furono anche proibiti in Italia questi fumetti americani dal fascismo. Siete Miss Valentina Palmesi? Non ne ho la minima idea. E allora qua ci sono tutte queste cose, appunto, il pugno,
l'uomo mascherato è un personaggio che aveva un anello con il quale colpiva e lasciava il marchio, ecco, questo marchio che lei invece c'ha nel costume a un certo punto. È un gioco molto interessante di narrazione ellittica, che va per ellissi, non lineare. Qua nuovamente lei viene portata, poi ci sono appunto questi uomini di altre culture che all'epoca c'era l'esotismo e venivano così, diventavano oggetti, cioè oggetti di osservazione, soggetti di una conoscenza che poi lentamente si sarebbe svolta anche a livello delle colonie. Il classico bacio dell'eroe all'eroina, ecco. E qua questa bambina che continua a attorcigliarsi e sognare, è un animo, un temperamento di sognatrice, entra in contatto con Mandrake, che era l'uomo del mistero, no? L'ipnotizzatore, il mago, l'elegante degli anni 30, così. E poi sempre c'è l'intrigo, il pericolo, e lui che viene salvato, poi Mandrake diventa un po' invisibile, così. E diventa, cioè, c'è sempre questa cosa di grande seduzione, di grande fascino anche estetico. Valentina è un personaggio affascinante che indaga i misteri della seduzione, dell'estetica, con un'idea di eleganza molto pop e anche autoironica, giocosa. Crepax in questo era un piccolo mago, era l'inventore di una dimensione che nel fumetto all'epoca non esisteva, non si conosceva, ecco. E quindi ha aperto le porte a una visione che è ancora probabilmente insuperata. Su quel campo, diciamo, è rimasto ancora il numero uno, nonostante siano passati tanti anni. Se ti è piaciuta questa puntata e ti interessa il corso lezionidifumetto.it, iscriviti al canale. Troverai anche un sito www.lezionidifumetto.it nel quale ci saranno dei pacchetti di approfondimento per ogni singolo punto affrontato in queste lezioni e il link in descrizione per tutto questo. Ciao!